giorni insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà. Dalle grinfie avide dei mercenari acquattati in ogni dove al soldo di invadenti multinazionali, i tempi ed i modi per una voluta prigionia, ed ho serrato le porte nell'attesa di muovermi verso i templi delle mie origini culturali. Metaforicamente, praticamente, completamente. L'assalto continuo, attraverso proposte indicanti modi d'essere adeguati agli inutili prodotti che i padroni universali del commercio e dei servizi inviano a pioggia di grappoli dai contorni impalpabili come foschia estiva di primo mattino, assume virulenze epidermiche una volta giunta a contatto con le blande aspirazioni di tranquillità e di serena assuefazione al ritmo quotidiano proprie di esistenze vissute senza sprechi e prive di inutili orpelli, semplici, essenziali, autonome. Le menzogne ballerine create ad immagine di lusinghe dai loro maghi prezzolati saltellano allegramente ben oltre ogni perdonabile entusiasmo, frattanto che abbattono ostacoli a forma di evanescenti birilli e ideologie di carta straccia male o per niente sopportate da nervose manovre atte a ripristinare condivisibili pretese di libertà individuali, senza ritrosie, in ragione della forza amorale ricevuta dalle loro strutture interdipendenti, superano con vigliacca disinvoltura gli specifici spessori delle singole vite incontrate lungo le vie che percorrono. Ne deriva una complessa organizzazione della socialità, immemore dei suoi stessi scopi istitutivi, mentre srotola piacevolezze esistenziali frammiste ad essenziali bisogni cognitivi ed impellenti necessità comunicative. Essa, la falsa dignità universale,
quella degli uomini invisibili oltre le cortine delle organizzazioni finanziarie, quella degli innominabili padroni del vizio e della schiavitù dei deboli, quella dei tizi in doppio petto, sproloquianti in pubblico, senza cuori brucianti all'interno del torace per giustizia ed uguaglianza, quella di tutti gli uomini animali, da se stessi assurti a mortificanti autoglorificazione, quella dei nuovi dei, meschini e blasfemi. Essa, la falsa dignità universale, accaparra tutti intero, senza pentimenti, l'indivisibile legame tra le vite e i singoli uomini. Non ero convinto che fosse sufficiente, ma limitare il raggio di azione dei miei giorni futuri nel perimetro, orto compreso, di questa vecchia casa colonica mi era apparso il sistema più agevole per tentare la metempsicosi spirituale che intendevo costruire tra il mio passato ed il mio futuro.